Siamo in diretta qui dallo stadio di Santa Maria delle Grazie per quella che è la zona mista tra Post Mariese e Nocerina. Ai nostri microfoni l'allenatore della Nocerina Agostino Spica, per quella che è stata l'ennesima debacle della Nocerina che non sembra, mister, riuscire a rialzarsi. Solitamente dopo un cambio tecnico una squadra risorge dalle proprie ceneri, invece una Nocerina che dopo il gol dell'1-0, dopo un buon primo tempo, si è sciolta come neve al sole, dicevamo in web cronaca. Sì, debacle no, posso dire soltanto che abbiamo perso una partita immeritatamente. Posso dire che la squadra alla sconfitta contro l'Altamura ha reagito molto molto bene, specialmente nel primo tempo. Un tiro in porta abbiamo perso la partita. E il calcio è questo, in questo momento ci gira tutto male, ci gira storto, dobbiamo accettare purtroppo questa ennesima sconfitta. Mister, sembra che però la Nocerina non andare ai playoff, perché partiva da una posizione di vantaggio dopo due mesi precedenti ovviamente alla gestione italoamericana. La Nocerina era tornata a vincere andandosi a prendere con le unghie e con i denti la quinta posizione. Adesso la Nocerina, ma anche delle dirette inseguitrici, adesso però la Sassonera si ritrova in settima posizione, complice la vittoria in tempo reale della Casertana per 2-0 e il pareggio del Gravina. Adesso la situazione, ecco, non dipende più dalla Nocerina, ma dipende esclusivamente dagli altri, insomma. Sì, indipendentemente se dipende dagli altri o da noi, noi dobbiamo pensare almeno a finire queste due ultime gare con sperando di ottenere il massimo. In questo momento è normale, dopo due sconfitte non ci sta c'è solo amarezza, c'è ovviamente rammarico, perché ripeto, la squadra e la società non ha mai detto, non ha mai pensato di non andare ai playoff, assolutamente, anzi il nostro obiettivo era e rimane ancora quello. Mister, però, che volendosi presentare ai playoff di questo passo, comunque dato ad eliminazione diretta, una Nocerina che sembra davvero inconsistente e incapace di reagire, magari, ecco, presentarsi ai playoff, a questa competizione esterna al campionato, in queste condizioni sarebbe proprio allora a quel punto meglio chiudere prima la stagione e programmare un futuro radioso. Ma questo è un pensiero vostro, un tuo pensiero sicuramente, e non lo accetto, ma non lo condivido, perché non è che possiamo, andando come stai dicendo, non si riuscirà, oppure stiamo dicendo cosa ci vai a fare, non esiste. Non l'accetto, ripeto, e poi abbiamo tre infortunati, quindi se riusciamo a recuperarli in tempo diremo la nostra anche ai playoff. Mister, per quanto il mio rispetto nei suoi confronti, chiaramente non è una battaglia personale nei confronti di mister Spica, però voglio semplicemente specificare che la Nocerina talvolta in queste partite deve trovare le vere motivazioni. Se si perde col Matino, si perde con l'Altamura, si perde con la Marignanese, tre squadre di cui una già retrocessa in eccellenza, ma secondo tre squadre dei bassifondi della classifica che trovano le motivazioni contro la Nocerina, e una Nocerina che dopo il cambio tecnico continua a sprofondare sempre più negli abissi, mi dà l'impressione che non voglia arrivare. Ripetere, un'impressione sempre tu, hai fatto una domanda, adesso ne stai facendo un'altra che non è collegata a quello che hai fatto prima. Quindi è un discorso è dire che vi presentate a fare, come hai detto tu, adesso mi sto iniziando ma non c'è bisogno, bisogno, perché se dici mi fai prima una domanda, poi fai un'altra, cosa vuoi dire? Non ci dobbiamo presentare, in queste condizioni non ci possiamo. Mister, però mi sa un attimo che si perde, la bustola della situazione. No, la bustola me la sta facendo perdere tu. Mi dispiace se le sto dando questa impressione, però voglio dire. Rivedi le domande che hai fatto, vedi se non è una mia impressione. Mister, non è una mia impressione. Se io nella zona Nocerina si deve presentare in queste condizioni, cosa vuoi dire? Io sto dicendo la cosa, e poi la domanda che mi ha fatto successivamente: se la squadra ha le stimoli giusti, le motivazioni giuste, e allora è un altro discorso. E ci siamo, mister. Okay. Allora evitando di perdere un attimo la bussola della situazione, io da tifoso e commentatore delle partite dico:
sembra che nessuna delle squadre nella zona nobile della classifica voglia raggiungere i playoff. Adesso il discorso può essere racchiuso in tre squadre, che sono la Nocerina, sì, che sono la Casertana, voglio concludere il concetto, ho lasciato concludere il suo se vuole, e il Gravina. Allo stesso punto ci sono dei punti importanti per chiudere il discorso playoff e non si vuole chiudere, dà l'impressione che la Nocerina non voglia chiudere il discorso playoff non avendo trovato le motivazioni contro Matino, Marianese ed Altamura. La mia domanda molto più specifica è adesso, non... la stai facendo. Mister, grazie mille. Prego. Abbiamo praticamente liquidato Mister Spiga per questa... il problema talvolta è che o non riesco a spiegarmi io o che non si riesce a spiegare altre cose. Va bene mister, le auguriamo buon proseguo. Grazie mille. Questa quindi era la zona mista purtroppo di un Mister Spiga che davvero... Ci sono livelli anche per gli allenatori, probabilmente c'è bisogno anche di crescere sotto tanti punti di vista, esattamente come cresciamo noi cronisti, esattamente devono crescere anche gli addetti ai lavori. A mio modo di vedere, ovviamente avrete seguito la diretta stadio, vedrete gli highlights e sentirete magari anche l'urlo dei calciatori della Marianese in merito ad una vittoria che effettivamente loro ci hanno creduto. Adesso vedrete ovviamente gli highlights, quello che ha generato la Nocerina nel corso dei 95 passa minuti di gioco qui a Santa Maria delle Grazie, e poi effettivamente mi verrete a dire voi, dato che siete voi il giudice finale della, di tutto, di quello che può essere ovviamente dalla zona mista a quella che è la partita in sé per sé, se magari il mio ragionamento è così lontano e così catastrofistico esattamente come l'ha interpretato il mister. Ma con questo però ci tengo magari a salutarvi e a chiudere definitivamente la linea qui dalla Santa Maria delle Grazie. Onestamente ragazzi, non ci voglio neanche perdere più di tempo dietro a determinati personaggi. La Nocerina, fatto sta, resta il risultato, perde per 1-0 anche contro la Marianese, e addirittura c'è anche qualcuno che si offende quando poi le offese e quelli là che dovremmo essere offesi siamo noi tifosi. Cedo la linea volentieri alla regia con il nostro Peppe Davino, chiudiamo il collegamento che è meglio così. Marianese 1, Nocerina 0, a voi i commenti.